Oh, mi hanno bannato. Oh. Oh no, hanno un anti-VPN. OMG, non posso connettermi. Quindi ciao a tutti, ciao ragazzi, come vai? Sono Radio, benvenuti in questo video. E oggi andremo ad imparare come passare un anti-VPN e un anti-proxy. Ciao ragazzi. Ok, ciao. Se anche voi vi siete trovati in una situazione simile, non preoccupatevi, arrivo qua io. Tranquilli. Allora, analizziamo un problema. Siamo stati bannati sia per account che per IP, che sono i motivi di ban principali su Minecraft. Il primo è facile da passare, basta avere un launcher esterno, come T-Launcher o Titan Launcher. E beh, per il secondo invece, per l'IP ban, è un po' più complicato, ma fidatevi di me e tutto andrà bene. Allora, cosa mi dice? Non puoi connetterti con una VPN o una proxy. Partiamo prima di tutto dal concetto di che cosa sono queste due cose. Una VPN sta per Virtual Private Network ed è semplicemente un server privato dove io posso connettermi e fare da sottocavo, diciamo, da buca tra il server a cui mi voglio connettere e me. Cosa, diciamo, inutile però è che di solito l'utente non va a pagare per avere una VPN, la vuole gratis. E infatti molte VPN usano indirizzi IP famosi e server famosi. E quello che questo plugin fa è semplicemente raccogliere un mega database con tutti gli indirizzi IP di VPN più famose per poi bloccarle. Ok, questo è praticamente quello che fa. E andiamo a vedere come bypassarlo invece. Allora, prima di tutto il nostro nickname è fuori uso, quindi subito quit game. E tu, cara Windscribe, inutile alla vita, puoi pure andare a cagare. Bene, allora, partiamo da zero. Quello di cui abbiamo bisogno è un nickname, prima di tutto, che sia normale. Quindi abbiamo T-Launcher e adesso scegliamo pure un nickname, tipo... Giacomozza. Perfetto. La prima parte l'abbiamo fatta, il bumper nickname l'abbiamo ben passato. Ora vediamo invece come avoidare un anti-VPN. Allora, partiamo dal concetto che una proxy non è una VPN. Non l'ho detto prima. Una proxy è semplicemente un server nel quale noi ci possiamo connettere sempre per fare da tramite tra noi e il server, però questo è un po' meno sicuro perché ci passano molte più persone, però ce ne sono migliaia di proxy, anzi decine di milioni di proxy credo in tutto il mondo, quindi non, il database non le contiene, è ragio per cui chi usa questo plugin è molto stupido. Andiamo però a vedere come trovarne una. Allora, andiamo su Chrome e semplicemente potete passare nel link che vi passo in descrizione se volete. Quindi, una volta aperto Chrome, possiamo pure incollare il link con la combinazione di tasti CTRL V e dare invio. Qua c'è sull'imbarazzo della scelta. Possiamo scegliere tra 20 diverse proxy, boh, possiamo anche mostrare di più con l'opzione qua, show di più. C'è l'imbarazzo della scelta, vediamo, preferisco le HTTPS a quelle non HTTPS perché non sono criptate, quindi... boh, possiamo andare in Russia. Copiamo quindi l'indirizzo IP, sempre con la combinazione di tasti CTRL e C. Andiamo sulla barra di ricerca, scriviamo o impostazioni o direttamente proxy. Andiamo su impostazioni proxy. Una volta aperto, voi volete andare su configurazione manuale proxy, attivarla, copiare l'indirizzo IP, incollarlo e incollare anche la porta. Eccola qua, CTRL C e CTRL V. Ok, una volta fatto questo, non spuntate questo e andate su salva. Ok. Adesso tutto quello che ci rimane da fare è far partire il gioco. Ok, ora che siamo entrati basta semplicemente entrare sul server a nostra scelta. Verifico, guardate, rientrare. Stiamo messi male qua, Quindi stiamo dicendo rientriamo. Aspettiamo un attimo che ci incontri la connessione. Abbiamo bypassato l'anti-VPN. È stato difficile? Non credo. Grazie mille. Possiamo pure registrarci. Register. Giacomozza puzza perché credo sia Giacomozza brutto. La compilation proprio.
Adesso ora che siamo dentro possiamo tranquillamente andare a farci ribannare. Senti Benatti. Ciao Benatti, sono Ronny. Please bannami. Please. Muovi il culo. Dai. Su. Muoviti. Se, se. Motivo non specificato. Che staff competente, grazie mille. Quindi ragazzi, questo era tutto su come bypassare un anti-VPN, un anti-proxy. Fatemi sapere se vi è piaciuto e come al solito vi do appuntamento con un prossimo video. Ciao ragazzi.